Ecco cosa fare nel caso in cui un bambino sta soffocando. Per esempio, si è messo quindi accidentalmente un oggetto in bocca, come un giocattolo, ma anche con del cibo. Questo tipo di problematiche sono molto più frequenti tra i 6 mesi e i 2 anni. Quindi età in cui i bambini comunque mettono in bocca quindi diversi oggetti, che possono essere quindi delle biglie, delle monetine, dei giocattoli, eccetera. Ecco quindi come comportarsi nel caso in cui il bambino ha un'ostruzione parziale e non completa delle vie aeree. Come lo capite se è un'ostruzione parziale e non completa? Naturalmente la completa è molto più grave. Si tratta di un'ostruzione parziale se il bambino comunque, nonostante quindi notate quindi dei segni di soffocamento, riesce comunque quindi a parlare, cioè parlare comunque a dire delle parole o anche quindi a piangere, quindi a tossire, eccetera. Quindi in questi casi bisogna incoraggiare il bambino a tossire, senza fargli assumere delle posizioni particolari. Infatti, spostando il bambino si potrebbe far progredire l'oggetto che è stato accidentalmente deglutito e quindi si potrebbero fare solo dei danni, per esempio facendo progredire l'ostruzione da parziale in una forma, come abbiamo detto, molto più complessa, quindi in un'ostruzione completa. Quindi bisogna incoraggiare il bambino a tossire. Eventualmente si può procedere quindi alla somministrazione di ossigeno e naturalmente, qualora vedete una situazione allarmante, è comunque buona norma chiamare il 118, quindi i soccorsi. Diversa e più complessa è la situazione invece in cui l'ostruzione non è parziale ma è completa. Quindi che cosa significa? Che il bambino quindi non riesce assolutamente a respirare e voi come ve ne accorgete? Perché il bambino quindi non piange, non riesce a parlare, non riesce a tossire. Comunque, come comportarsi in questa seconda evenienza estremamente più grave, quindi ne parleremo nel prossimo video.